Buonasera, come vi avevamo preannunciato l'ultima trasmissione di opinioni a confronto eh, dedicata ai temi del referendum, ricordiamo che si vota domenica e lunedì per, per i vari referendum, ce ne sono otto, è dedicata proprio ai rappresentanti di quei movimenti che sono stati i promotori della raccolta delle firme per i referendum che in particolare riguardano molti aspetti della nostra vita politica della nostra vita economica e soprattutto anche del nostro futuro elettorale nel nostro Paese. Come eh, abbiamo già parlato nelle altre trasmissioni, eh, questa sera e eh, come abbiamo avuto modo di discutere nelle altre trasmissioni, eh, questa sera in realtà eh, non avremo il fronte del sì e il fronte del no, ma avremo soltanto il fronte del sì. Perché questo? Perché ritenevamo giusto dare spazio a coloro che sono stati gli attivi promotori di questa iniziativa referendaria e quindi sentire dalle loro voci le ragioni che sono alla base soprattutto della scelta che l'elettore sarà chiamato a fare e che naturalmente loro invitano a fare per il sì, quindi una scelta per il sì. Comincio a, a presentare gli ospiti di questa sera. Prima di entrare nel vivo del dibattito della, o delle informazioni che chiaramente loro vorranno darvi sulle ragioni di questa iniziativa referendaria, presentandovi gli ospiti che abbiamo in studio con noi. C'è una piccola eh, novità che ve la diciamo subito: voi avete trovato in sovrimpressione Paolo Ghersina in rappresentante dei Verdi alla mia destra. In realtà è sostituito da Sergio Zucchi, abbiamo poi Gaetano Sant'Angelo in rappresentanza di Alleanza Democratica, l'avvocato Paolo Sardo Salberdini, Movimento dei Popolari per la Riforma, la signorina Paola Sain, Comitato per il sì al referendum sulla droga, e Tarcisio Barbo per il Corel. Prima di dare la parola, partiremo in questo caso ovviamente anche per eh, dare le ragioni dovute al gentil sesso, se i miei ospiti sono d'accordo dalla signorina Saing, però prima di entrare nel vivo, dicevo, eh, vorrei che la regia mi mettesse in onda la scheda, che è un po' eh, una scheda tecnica che illustra quello che sarà. Il, quella che sarà la situazione che l'elettore si troverà di fronte domenica quando entrerà nel seggio elettorale quindi fatta questa eh, analisi delle schede, le otto schede per le quali saremo chiamati a, a fare delle scelte immediatamente entreremo poi nel vivo della trasmissione dal nostro studio quindi prego la regia di mandare in onda la scheda Chiediamo di fare un po' d'ordine nell'arcobaleno di schede che saranno consegnate a ciascun elettore. Scheda gialla, modifica del sistema di elezione del Senato. Se vince il sì, viene sostituito l'attuale sistema proporzionale con quello uninominale e maggioritario. In pratica, per eleggere un Senatore basterebbe la maggioranza semplice dei voti validi. L'abrogazione comporterebbe un sistema misto, maggioritario nei 238 collegi, e proporzionale per assegnare i restanti 77 seggi. Se vince il no, tutto rimane come prima, vale a dire ciascun partito sa di poter contare su una rappresentanza in relazione ai voti che otterrà. Scheda bianca, competenze ambientali dell'USL. Se vince il sì, si sottraggono all'USL competenze in materia di controllo dell'inquinamento ambientale e di igiene del lavoro. Se vince il no, le competenze rimangono assegnate come prima alle USL. Scheda arancione, abolizione della punibilità per i tossicodipendenti. Se vince il sì, verrebbe reintrodotta la modica quantità che eviterebbe il carcere a chi fa uso personale di droghe. Se vince il no, rimane in vigore la normativa approvata nel 1990. Scheda grigia, abolizione del Ministero delle Partecipazioni Statali. Se vince il sì, la soppressione, già prevista per decreto legge in fase di conversione, scatta per decisione referendaria. Se vince il no, il Ministero rimane in attesa della riconversione del decreto. Scheda viola, soppressione del Ministero dell'Agricoltura. Se vince il sì, le competenze del Ministero dell'Agricoltura passano alle regioni, snellendo le procedure anche in vista di un'integrazione europea. Se vince il no, rimane operativo l'attuale Ministero. Scheda blu, soppressione del Ministero del Turismo e Spettacolo. Se vince il sì, la competenza del Ministero soppresso passa alle regioni. Se vince il no, il Ministero rimane in vita. Scheda rosa, potere di nomina governativo sulle casse di risparmio. Se vince il sì, viene abrogato il decreto, risalente al 1938, che stabilisce le competenze del Tesoro nelle nomine dei vertici della cassa di risparmio. Se vince il no, rimane in vigore la competenza del Tesoro. Scheda marrone. Finanziamento pubblico dei partiti. Se vince il sì, si propone l'abrogazione di tutti gli articoli sulle regolazioni di contributi pubblici ai partiti, cui rimane il diritto al rimborso delle spese elettorali. Se vince il no, rimane in vigore la legge del 74. Allora, signorina Saim, le ragioni che sono alla base di questa scelta di fondo sui vari referendum, in particolare. Mi pare che dovremmo un po' accentuare alcuni di questi referendum perché le nostre tribune, a essere onesti, sono state incentrate prevalentemente sul referendum elettorale. Quindi direi che questa sera proprio vorrei, se voi come promotori dei referendum ci aiutaste un po' anche a spingere l'elettore ad analizzare quelle che sono le scelte di fondo che ovviamente si trovano di fronte con le altre schede e quindi con gli altri referendum. Allora, vogliamo entrare nel merito della, eh, ecco, di, certo. di, queste, di queste otto chiamate a, alla responsabilità del singolo elettore. Beh, innanzitutto noi appunto eh, diamo comunque indicazione come Cleppannella, come eh, radicali che si sono fatti promotori di buona parte di questi referendum, diamo indicazione per otto sì. Poi, eh, noi appunto, e lei giustamente cominciava da me: secondo me, non va richiamata tanto eh, un problema di gentil sesso quanto effettivamente noi abbiamo sì. promosso, eh, in particolare, il referendum sulla droga, il referendum contro il finanziamento pubblico, ma anche naturalmente il referendum elettorale, oltre ad aver raccolto anche le firme sul referendum per il cambiamento dei controlli ambientali, quindi il passaggio dal USL che al momento non ha svolto secondo noi eh, un buon compito a competenze più precise. In questo senso devo dire che anche siamo stati spesso in perfetta solitudine sui tavoli, per le strade, per 90 giorni a raccogliere le firme, devo dire, anche in pochi militanti, soprattutto su alcuni quesiti referendari. Beh, ma poi l'opinione pubblica vi ha secondato, c'è stata una crescita. Beh, di... devo dire che sul finanziamento pubblico siamo stati, ripeto, solissimi fino a quando Tangentopoli non ha, eh, fatto, ha fatto sì che eh, ovviamente non fosse più per nessuno possibile difendere una legge che avrebbe dovuto tutelare eh, i cittadini, avrebbe dovuto controllare... Eh, le entrate nelle casse dei partiti invece ha fatto in modo ha fatto sì che eh, tutti gli illeciti invece, eh, ci fossero ugualmente e anzi anche quelle norme che permettevano un controllo eh, sul, sulle entrate dei partiti e sui bilanci dei partiti non sono state eh, utilizzate. Quindi noi in sostituzione a una cambiale in bianco che va data ai partiti, quindi del denaro eh, senza alcun controllo, vorremmo invece che lo Stato fornisse soprattutto servizi, certo. che quindi mettesse a disposizione. Lo vediamo tutti nella campagna referendaria, credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che per fare una manifestazione il minimo che si va a spendere per avere una sala, un luogo in cui vedersi con i cittadini, sono eh, alcune eh, dalle centinaia di migliaia di lire ai milioni. Certo. Noi, che siamo autofinanziati da sempre, ci ritroviamo naturalmente alla fine di questa campagna referendaria in rosso e quindi con i cittadini che ci hanno aiutato e che comunque non hanno coperto ancora interamente però me ecco premeva naturalmente anche parlare questa sera del referendum sulla droga ecco io, io, censurato... io, le, darò, ecco, io le, le darò la parola subito dopo perché prima vorrei sentire un attimo da Barbo uh, un'analisi eh, di un fatto che mi pare balzi evidente agli occhi e all'attenzione dell'opinione pubblica e degli osservatori, cioè il no che sembrava essere sommerso, cioè che sembrava praticamente vivere un po' ai margini, non trovare spazi, ultimamente e improvvisamente ha avuto una crescita e un sobbalzo di sostegni. E come si spiega questa rinascita di una linea che sembrava praticamente perdente da tutti i punti di vista? Continua a essere perdente. Sì, di, per sé, di per sé, però c'è stata sicuramente un'intensificazione della presenza in particolare, però devo dire, eh, attorno al movimento sociale italiano e alla rifondazione comunista, specificatamente. Ecco, ma e, questo e non la... è un assurdo, scusate, che ci si trovi i due estremi improvvisamente coagulati insieme. Certo che è assurdo. Difatti una delle domande che mi faccio è. Eh, come mai eh, la rifondazione comunista eh, di fatto eh, è, fa, fa da spalla il movimento sociale italiano in questo momento è un piccolo problema ancora di ordine ideologico, uno dei pochi rimasti rispetto ai quali forse i lavoratori comunisti eh, dovrebbero riflettere. Ma comunque, a parte questo, non è, certo. eh, non è oggetto. Eh, in, in, la domanda specifica è: c'è un'intensificazione della presenza? Io anch'io mi sono domandato. Eh, i fondi e le risorse che sono state spese da parte di queste due realtà in particolare per sostenere il no. Noi abbiamo avuto grosse difficoltà a pubblicizzare effettivamente il sì, devo dirlo, e anche perché anche in questa circostanza siamo ricorsi alla, alla, alla solidarietà e all'impegno della gente comune e anche ai soldi della, della, della gente, gente comune. comune certo per poter pubblicizzare eh, la nostra... D'altra parte però noi siamo stati quelli che abbiamo promosso il referendum, S siamo partiti con estrema difficoltà. E, beh, abbiamo iniziato quando la democrazia cristiana, per parlare molto semplice, la democrazia cristiana di eh, Andreotti e Forlani era schierata contro questo tipo di referendum il partito socialista di Craxi era eh schierato contro questo referendum però oggi questi due partiti in, per sono. le note ragioni hanno cambiato bandiera eh, sì, hanno cambiato, beh, hanno grazie cambiato. anche ad un ricambio interno bandiera, certo. e poi Craxi evidentemente è coerente con se stesso continua a darci una mano eh, <ride> eh, schierandosi con, a fianco del no eh, io dico c'è questa intensificazione la mia preoccupazione è soltanto questa che eh, la eh, confusione non induca la gente a restare a casa io eh, sottolineo l'importanza storica che di ha questo appuntamento del 18 aprile certo, noi l'abbiamo insistito su questo eh, mh, mi rivolgo al, ai Verdi eh, e in particolare a Sergio Zucchi che rappresenta il portavoce, <ride> il, eh, anche il portavoce di Verdi ci sono delle contraddizioni però all'interno del vostro movimento sulle scelte referendarie eh, sugli otto referendum, ecco, ci sono delle sfumature diverse su qualcuno dei, sì, degli certo, otto. Perché certo, in particolare no. su quale eh, Ma, voi lasciate un mm, po' libertà di coscienza? No, diciamo questo, noi non siamo un partito politico di quelli come li abbiamo conosciuti fino adesso. Noi siamo un movimento che cerca di eh, interpretare le ragioni dell'ambientalismo dell eh, e farsene interprete politico. ora ehm, eh, noi abbiamo promosso due referendum, eh, che sono quelli, quello contro la mh, carcerazione eh, del, di chi consuma droga e eh, l'altro contro il finanziamento pubblico dei partiti. Le ragioni eh, le ha già espresse prima eh, Paola Sain. Certo. Eh, mi pare evidente che, eh, oltre ad esserci un problema di come eh, aiutare eh, chi viene marginalizzato, e vive una situazione drammatica come quella della tossicodipendenza, mh, ci sia la necessità di creare del, mh, un aiuto che in questo momento non è possibile eh, perché viene, tutto viene eh, racchiuso dentro il carcere. Ora eh, io credo che eh, i medici eh, in qualche modo devono avere la libertà di curare al meglio questa gente e eh, dobbiamo fare in modo, oltretutto, che eh, le persone che stanno scontando una pena eh, possano eh, avere maggiori sicurezze anche in termini sanitari. Quindi voi orientativamente proponete il sì su tutti gli otto referendum? No, noi proponiamo il sì su due referendum, su due referendum. lasciando libertà di voto eh, sugli altri. Sugli altri. E, mh, Gaetano Sant'Angelo, Allora, vogliamo un po' affrontare questo tema... Di alleanza democratica che nasce in funzione dei referendum, però mi pare che poi si presenti ormai come un movimento che tende a usare del nuovo sistema che eh, pare ormai assodato dovrebbe mettersi in moto dopo il 18 di aprile. Sì, mh, di fatti posso dire che il referendum e il il referendum, il sì referendum eh, sono la naturale costituzione del movimento. Anzi, vorrei dire l'elemento genetico per cui il movimento sorge. Sorge per eh, appunto rinnovare eh, il sistema politico, dare nuove regole al, al paese e eh, consentire che eh, nuove persone possano eh, candidarsi a governare questo paese. Quindi cercando di mandare a casa eh, la vecchia eh, nomenclatura eh, con eh, un sistema, che è il sistema maggioritario. Ecco, l'Alleanza uh, Democratica sostanzialmente eh, si identifica in un, uh, in un referendum principalmente, appunto che certo, è cioè quello del ecco. Senato. Poi, eh, per quanto riguarda tutti gli altri, naturalmente sono connessi con un discorso di, mh, diciamo, di attività eh, volta al cambiamento delle vecchie regole, perché mi sembra naturale... Che eh, votando sì eh, si voti per un cambiamento. Ecco, poi eh, discuteremo se questo cambiamento, eh, come affermano eh, i sottotitoli del no, eh, è negativo, eh, come affermiamo noi, invece riteniamo doveroso e necessario per cambiare le regole del gioco. Quindi questo. Paolo eh, Sardo Salbertini, il movimento Popolari per la Riforma eh, nasce in funzione del referendum, ma anche in questo caso con uno spazio che ci si sta creando per il dopo referendum certo. ecco, mh, vogliamo chiarire che significato voi date al 18 aprile perché invitate a votare per il sì e, e soprattutto che cosa dovrebbe rappresentare in prospettiva questo movimento nel quale, del quale lei è rappresentante beh diciamo intanto i popolari per la riforma fanno riferimento al Core e quindi certo. in questo ambito sono dì. coinvolti nel referendum certo. per la riforma elettorale, è il discorso che riguarda la scheda eh, gialla eh, le altre schede quindi non rientrano nel nostro oggetto. Direi poi personalmente su alcuni degli altri temi non mi trovo assolutamente d'accordo sul sì, in particolare su quello della droga. Ma come popolari il discorso che ci riguarda è quello del referendum elettorale. E in questo senso, in qualche maniera, diciamo mi pare che questo referendum per noi è visto come un passaggio importante nella convinzione che bisogna arrivare a un cambiamento, e questo è il primo punto. E questa è la direzione giusta verso il quale cambiare, perché non basta cambiare in assoluto, bisogna cambiare nel modo giusto. E' la direzione giusta perché è quella che permette all'Italia di uscire da una situazione attuale che è di caos in primo luogo, di assenza di legittimità politica, perché per 40 anni la legittimità politica è passata attraverso i partiti, in epoca di ideologia, questo non è più accettato dall'opinione pubblica, bisogna trovare una fonte alternativa di legittimazione. Questa fonte alternativa è il rapporto personale, il sistema uninominale, quindi è il uninominale a mio giudizio la nota qualificante del referendum sul Senato, molto più che il maggioritario, è un modo per cui si va a votare non in forza dell'etichetta del partito, ma in base al rapporto di fiducia nei confronti della persona. Ritorneremo su questo, allora se vogliamo un po' approfondire questo tema che so vi sta particolarmente a cuore di questo referendum inerente la problematica della droga. La inquadriamo bene. Da, certo, da, da, così forse chissà. anche per sensibilizzare... Come anche sardo certo. Salbertini questa sera, eh, non credo. Un po'. Beh, innanzitutto alcune eh, puntualizzazioni. Certo. Il referendum eh, sulla legge 162, o meglio sulle parti più inique della legge 162, è stato promosso dal Cora, che è il Coordinamento Radicale Antiproibizionista, che è stato il comitato promotore. Su questo faccio questa puntualizzazione non perché eh, come dire, per mettere i puntini sulle i, ma perché effettivamente il grosso lavoro su cui poi ci si è trovati ha, eh, si è potuto confrontare, si, eh, si sta adesso discutendo, è partito da appunto il Partito Radicale, il Coordinamento Radicale Antiproibizionista. Naturalmente l'impianto eh, della legge che noi non, eh, non condividiamo nella sua totalità non poteva essere completamente cancellato dal referendum. Quindi per puntualizzare quelle che poi sono anche le argomentazioni che il no usa eh, secondo me anche eh, in modo eh, falso e spesso purtroppo devo constatare anche con un po' di eh, cattiva fede, cioè eh, dice siamo contro la liberalizzazione della droga. Questa è un'opinione eh, più che lecita, io adesso non mi soffermo tra l'altro sulla distinzione tra liberalizzazione e legalizzazione che sarebbe eh, e spero sarà eh, momento di altre sì, discussioni, ma sul fatto che in Italia un referendum è abrogativo, questo vuol dire che si possono cancellare le parti, alcune parti, alcuni articoli di una legge e non si possono automaticamente sostituire con altri, quindi non si potrebbe in nessun caso arrivare a uno stato di legalizzazione o di liberalizzazione come anzi eh, eh, si sente dire. Noi abbiamo ritenuto, come penso eh, la maggior parte ormai degli operatori, dei don di tutta Italia che hanno aperto comunità eh, di uomini politici, di persone che comunque in qualche su qualche fronte sono impegnati su questo tema, non possono che condividere che il carcere non è un momento di aiuto, di recupero. O di soluzione del problema. Per questo mi pare che sia un dato acquisito. È un dato acquisito su cui però dobbiamo andare a andare votare, votare. Perché cioè per noi prevediamo proprio l'abrogazione di quelle norme, non tanto che sanzionano come illecito l'uso eh, della droga, che resterebbe comunque eh, illecito e. Eh, che sarebbe comunque punibile con sanzioni però amministrative. Noi vogliamo togliere la parte che prevede la punibilità penale, quindi il carcere per il tossicodipendente, che, ripeto, non è una soluzione per nessuno e non può essere utilizzato come strumento di terapia, voglio certo. dire, anche perché l'alternativa al carcere è una terapia coatta, che sappiamo benissimo, non funzionare in questi casi. Però ci sono altri due punti importantissimi di cui io parlo brevemente, che sono la libertà terapeutica del medico e la dose media giornaliera. Noi vogliamo abolire questa eh, dose media giornaliera che costituisce diciamo, una separazione tra chi consuma e chi spaccia puramente meccanica, ridare Chiaro. al giudice il suo, eh, la sua possibilità di scelta se una persona che eh, viene trovata in possesso di una certa quantità la utilizza, magari in accordo poi con il medico, la utilizza per eh, un suo consumo personale o eh, nei fatti la stava spacciando. Quindi tornare un po' allo Stato di diritto anche su questo tema. Barbo, eh, c'è un aspetto che eh, stanno mettendo in evidenza i fautori soprattutto del no, cioè si sostiene che praticamente eh, il referendum, in questo caso il referendum elettorale, quello per, per, eh, che riguarda il Senato, cancellerebbe di fatto il ruolo delle minoranze nel nostro Paese. Allora, vogliamo chiarire una volta per tutto che così non è e, e soprattutto chiarire che cosa avviene in particolare con questo meccanismo il problema veramente è, di questa battaglia sfatta quando parliamo molto di minoranze sì, tutti i Sì, sartano. perché evidentemente <ride> c'è questa preoccupazione che per certi versi se non si affronta in maniera organica questo, questo problema può avere un suo significato ma io mi domando eh, che peso può avere una minoranza prendiamo per esempio la presenza degli sloveni sui grandi temi di ordine politico, mantenendo una percentuale che è quella che è. Quale peso potrebbe avere la stessa componente minoritaria nell'ambito di uno schieramento che è destinato rispettivamente a governare o andare all'opposizione? Io credo che il peso specifico e anche politico che una minoranza può avere rispetto alla eh, possibile maggioranza, quindi... Essere quindi determinante rispetto al governo della cosa pubblica è molto più forte con il risultato che si ottiene esprimendo un sì sulla scheda gialla oggi che non il peso che attualmente ha una piccola componente che se evidentemente lasciata al suo peso specifico proporzionale non incide assolutamente sulle grandi scelte del paese. Certo, poi rispetto agli schieramenti che si andranno configurando sarà importante sapere quali si fanno carico dei problemi che hanno le minoranze, quindi che ha questa maggioranza per avere il 51% che gli serve certo. per governare. E questo credo che sia un peso notevolissimo che viene ad avere la minoranza, cosa che in questo momento non ha assolutamente, quindi tirar fuori questo problema non c'è. Il problema è un altro. Se si vuole continuare, ripeto, a curare il proprio orticello e eh, allora ha ragione Garavini, ha ragione Fini, ha ragione per certi versi Leuc Orlando che fino all'altro ieri era con noi a raccogliere le firme per questi referendum. Certo, poi, e dopo andiamo ogni, ad ogni elezione a dire, io ho, perso il 2, ho avuto il 2% di più rispetto alle provinciali, l'1% di meno rispetto alle regionali, il 3% e, e dopodiché non eh, cambia assolutamente questo, niente. Esatto. Questo que è il risultato. Ora, o si modifica radicalmente questo sistema, si riporta in mano alla gente la politica, la possibilità di scegliere candidati, uomini e programmi. Ed è ora di finirla che si speculi su eh, presunte latrocini di spazi e cose di questo genere, quando invece il problema è che chi è in questo momento il latrocinio è la partitocrazia che ha occupato lo Stato. Se ne vadano per cortesia, lasciano diretti la responsabilità e, e il, il confronto e la possibilità di contare tra i cittadini eh, e lo Stato, cambiamo quindi le regole del gioco, rimettiamo in mano, in mano la gente la possibilità di contare. Questo è il vero significato che ha il sì. Il no lascia le cose come sono, anzi le accentua. accentua Mi le pare che su 16 partiti che ci sono in Italia, se andiamo a votare oggi con questa situazione, evidentemente non solo non cambia assolutamente nulla, ma accentuiamo questa frantumazione politica a scapito della governabilità e a scapito della vera democrazia, che è quella che fa contare direttamente il cittadino. E, una domanda, e questi referendum stanno a dimostrare, soprattutto nel momento in cui si sono raccolte le firme, si è messo in moto tutto questo meccanismo, che l'epoca dei partiti è finita, perché in realtà i referendum sono stati portati avanti con le battaglie prima da Pannella, poi dai, cioè diciamo da aree cosiddette di movimento. Ecco, questo che significato può avere? in prospettiva eh, diciamo futura nel momento in cui eh, si aprirà una campagna elettorale impostata con nuove regole, con nuovi meccanismi. È finita l'epoca eh, ideologica oppure eh, delle ideologie, diciamo così, oppure c'è il rischio che i partiti che si sono fatti o sono rientrati ad affiancare i movimenti eh, riescano in qualche modo a riprendere in mano la situazione e quindi di nuovo affermare un processo che sembrerebbe irreversibile ma um, io credo che um, abbiamo di fronte due prospettive uh, una uh, vede una prospettiva di laicizzazione di questa società senza visioni integraliste uh, parlando dei <coughs> problemi concreti che abbiamo di fronte uh, un'altra è invece ed è presente è un rischio di involuzione uno di, eh, dei problemi di questi referendum è che eh, la gente ha difficoltà ad orientarsi. È una difficoltà che deriva non tanto oh, dalle responsabilità di chi ha proposto dei referendum, ma dal fatto che eh, i referendum possono essere solo abrogativi. E, ehm, e quindi eh, la gente ha, ehm, mh, si ritrova a eh, diverse proposte di referendum, tutte legittime sulla quale il Parlamento non ha voluto intervenire, come eh, in alcuni casi avrebbe dovuto. E eh, ha difficoltà a orientarsi perché i partiti eh, um, non risultano credibili e eh, interpretano un'ipotesi o l'altra eh, secondo, eh, secondo i propri comodi. Eh, tanto Quindi per è, dire... finita de, de... Ma no, è finita l'epoca della quadratura perché, del cerchio o no? Eh, tanto per dire, sul referendum elettorale, mh, io la pongo come domanda al, al, agli esponenti che l'hanno proposto. Um, pensate che eh, andrà, la gente riuscirà a capire eh, che voi volete un sistema maggioritario oppure ascolterà chi parla, eh, tanto ecco, per dire? Glielo, delle... chiediamo, glielo chiediamo a Sant'Angelo. Io credo che, che la gente senz'altro... Eh, valuta il momento in cui eh, il paese si trova, per cui sull'onda di Tangentopoli, sull'onda eh, della necessità di eh, comunque un cambiamento, certo. senz'altro sarà indotta a, eh, a votare sì. Certo, eh, il, i messaggi forti, presenti sempre del no, in qualche modo possono in qualche modo eh, cercare di, o, o portano un, un disorientamento nel, nel cittadino che in qualche modo eh, si vede eh, diciamo, investito di una marea di, di cioè otto referendum sostanzialmente certo. creano un po' di confusione, Io quindi credo che al di là di tutto il, il cittadino ha volontà di cambiare, ha, sente la necessità di cambiare e quindi eh, sarà, sarà il protagonista di questo cambiamento. Più cittadini ci saranno, più, più la, la, il cittadino sarà consapevole di questo cambiamento e maggiore sarà la forza per, eh, spero per l'Alleanza Democratica, di eh, a questo punto diventare il futuro soggetto politico che potrà in qualche modo candidarsi al, al governo del Paese. Sardo Salbertini eh, e poi eh, un breve flash a tutti quanti per sentire le ultime considerazioni. Le accuse che comunemente vengono fatte ai sostenitori del sì è che questo, l'abbiamo sentito qua nelle varie tribune che abbiamo fatto, che questo faciliterà praticamente le, le grandi lobby economiche e quindi che il sistema che si mette in moto è praticamente un sistema che favorisce Agnelli, Berlusconi, di Benedetti, eccetera. Quindi voi sareste appoggiati indirettamente da queste grandi lobby. L'abbiamo sentito poi anche ieri certo. sera da Orlando, allora, certo. vogliamo, vogliamo chiarire Beh, un po' che... che voi non siete alle dipendenze di Agnelli o... oppure no. <ride> neanche di Arduino? <ride> allora. Mi pare che abbiamo sperimentato il proporzionale con la presenza massiccia e rilevante delle grandi lobby che si chiamavano PC, che si chiamavano DC, che si chiamavano PSI che erano delle lobby oltretutto che si alimentavano in quel modo che adesso stiamo scoprendo, quindi in, con un metodo decisamente illegale e criminale. Quindi mi pare che il porre questo problema sia decisamente disonesto. La realtà è che tutti i sostenitori del no dicono di indicare questa scelta. Pur condividendo la necessità del cambiamento, non c'è un solo sostenitore del no, tranne forse Craxi, il quale dice: Io voterò no perché mi stanno bene le cose come stanno, <ride> Beh, <ride> anche, Soviam, anche, ma non più tanto neanche <ride> per lui. Dove mi sembra che ci sia la, la, la truffa logica, diciamo, è nel spacciare il no come strada per il cambiamento e lo fanno da due punti di vista. In primo luogo, ed è la cosa più grave a mio giudizio, dicendo se il no vince automaticamente il Parlamento si scioglie, che non è assolutamente vero, è una bagianata colossale. La realtà è che se il no vince o anche se il no ha un risultato comunque forte, diventa molto più probabile che i parlamentari attuali continuino nello sforzo che stanno portando avanti di arrivare ai due anni, sei mesi, un giorno di questa legislatura, in modo che scatti regolarmente il diritto alla pensione e il diritto alla liquidazione. Teniamo conto che una buona parte di questi parlamentari non si fa illusioni di essere rieletti e quindi ci tengono particolarmente Chiaro. a questo privilegio. Quindi stiamo tranquilli Chiaro. che un risultato positivo del no rafforzerebbe questa lotta della sopravvivenza dei parlamentari. Scusa, ti devo interrompere perché dovrei fare proprio un giro flash. Allora, vogliamo specificare con un'ultima battuta ecco, un invito agli elettori. Ad accostarsi spassionatamente al sì, perché dovrebbero farlo? Otto sì, prima di tutto. Otto, sì, Otto sì: sì contro il finanziamento pubblico dei partiti, sì per cambiare la legge elettorale, sì ai referendum proposti dal CORID, quindi dal certo. professor Severo Giannini, e soprattutto mi soffermo ancora un attimo: sì al referendum sulla droga. Non eh, avviciniamoci a questo referendum, a questo argomento senza valutare il merito del quesito. È molto importante capire che eh, non, non possiamo eh, adottare diciamo, le, le valutazioni che, eh, che il no eh, porta in questo momento perché sarebbe estremamente pericoloso continuare a intasare la giustizia. Come è stato fatto da processi a semplici consumatori e non occuparci del grande spaccio, dei grandi problemi collegati alla droga. Quindi sì, per ritornare a una situazione più umana nei confronti del tossicodipendente, ma che poi deve essere anche a vantaggio di tutti i cittadini. Barbo. Beh, ovviamente sì, sulla scheda gialla. Eh, quella per cambiare la politica del nostro Paese, quella che rimette in mano alla gente un potere che. Mh, per gran parte i partiti li hanno tolto. Questo non vuol dire l'eliminazione dei partiti del nostro Paese, vuol dire ricondurli alla loro posizione. Quello che è importante è ristabilire un contatto diverso, un rapporto diverso tra cittadini e Stato. Accentuare la democrazia attraverso il governo dell'alternanza e consentire, cioè in maniera molto chiara e molto limpida, una trasparenza di rapporti tra cittadino e cosa pubblica che in questo momento non c'è. Chi sostiene il no sostiene perché queste cose che sono sotto gli occhi nostri in questa situazione permangano e si aggravino. Per invece cambiare nel senso positivo, diamo un'ulteriore spallata, come abbiamo fatto il 9 di giugno, a questo sistema introducendo il sistema maggioritario uninominale. Votiamo sì sulla scheda gialla. Zucchi. Io vorrei spezzare una lancia a favore soprattutto del referendum sul finanziamento pubblico dei partiti. Invito a votare sì. Uh, per questo referendum, perché uh, abbiamo visto cosa hanno fatto i partiti di questo denaro. Ora, io credo che uh, per fare politica non c'è bisogno di essere super finanziati, c'è bisogno di avere delle strutture a disposizione. Tanto per dire, per fare un'iniziativa come abbiamo fatto noi uh, sulla chiusura del centro al traffico, abbiamo dovuto spendere fior di quattrini, milioni e milioni tra, uh, per volantini, giornali. Eh, manifesti e eh, per le sale, una sale a Trieste costa almeno mezzo milione. Ecco, quindi eh, su, su questo noi chiediamo che si cambi questa legge e che si diano maggiori eh, possibilità eh, di partecipazione, non tanto ai partiti, ma Quanto a chi vuole fare po politica. Può, può, far... può essere un'associazione come le ACLI o come le associazioni ambientaliste o che altro. Chi si auto Sant'Angelo, certo, anch'io invito a votare sì. Eh perché mh, è necessario questo cambiamento. E naturalmente sono d'accordo con Zucchi sulla necessità che si affermi anche l'allocazione di finanziamento pubblico a partiti, perché sono due referendum, questo è necessario ricordarlo, eh, collegati, strettamente collegati. Eh, ogni, non è possibile pensare ad una, ad una struttura dove... E rimanga e permanga il finanziamento pubblico, quindi eh, è necessario per questo nostro cambiamento che ambedue i referendum eh, si aggiudichino la vittoria. E io penso che eh, maggiore sarà mh, il, la forza del sì, maggiore sarà la consapevolezza dei cittadini, quindi maggiore sarà la possibilità di questo cambiamento. Quindi è necessario che tutti i cittadini eh, si eh, apprestino appunto, a votare sì perché credo che sia arrivato il momento giusto per mandare a casa questo regime, questo regime che ha, secondo me, causato eh, gravissimi danni. E I responsabili devono andarsene, assolutamente, ma non nel solito modo come ci si è abituati eh, a vedere sempre e comunque dalla porta principale. I responsabili di questo regime politico devono andarsene, ma secondo me dall'umile, nascosta e silenziosa porta di servizio. Saldo Salbertini e chiudiamo. Beh io sono anche decisamente a ripetere le ragioni del sì sulla scheda gialla, quindi referendum per il Senato, nella convinzione che ci troviamo di fronte al compito di smantellare, di sostituire io non parlo di regime, mi accontento di parlare di sistema, comunque un sistema che ha vissuto per 50 anni. Sono altrettanto convinto che è importante che il sì sia estremamente forte perché è semplicemente un passaggio iniziale. Di lavoro per smantellare questo sistema ce ne sarà ancora tanto da fare ed in proporzione alla forza del sì il lavoro risulterà facilitato o ostacolato. Aggiungo un'ultima cosa, per gli altri referendum, ripeto, non è materia dei popolari per la riforma, personalmente... In eri, no, è con i referendum elettorali. No, con i referendum elettorali. Personalmente le argomentazioni sentite sul referendum della droga non mi hanno convinto e continuerò a votare no perché sono convinto che in ogni referendum, al di là del fatto giuridico, c'è un messaggio politico. Sul referendum de, per quanto riguarda la droga, sul fatto giuridico, proprio per l'esperienza che ne ho anche professionalmente, è una discussione che posso benissimo accettare. E in termini di messaggio politico, che invece non mi convince, perché il messaggio diventa un messaggio semplicemente in chiave di liberalizzazione e questo mi preoccupa. Misito, però. Questo è molto sì. importante, ah. proprio eh, dal punto di vista anche giuridico. <ride> Va bene, siamo arrivati alla conclusione, il tempo è passato velocissimo e direi che veramente abbiamo un, due giorni ancora davanti per una attenta riflessione. Io ringrazio i promotori dei vari comitati che hanno dato vita ai referendum perché, beh, perché ci permettono, se non altro, ancora una volta di confrontarci su temi eh, sui quali i partiti in tutti questi anni certamente non ci hanno non ci hanno convinto, cioè nel senso che l'opinione pubblica ha dovuto sempre accettare passivamente decisioni che molto spesso piovevano dall'alto e, e i referendum perlomeno sono stati il meccanismo che hanno permesso all'Italia in generale di prendere coscienza, l'opinione pubblica di prendere coscienza che anche il sistema elettorale può essere modificato da una volontà della stessa opinione pubblica al di là dei partiti quindi direi che già questo è un preciso impegno morale che questi movimenti hanno preso e, e per i quali ovviamente debbono essere secondati come con il voto certamente lasciando libertà di coscienza a tutti quanti però invitando tutti quanti ad andare a votare cioè noi non vogliamo certamente prendere posizione prendiamo posizione sulla, eh, su questo atto che è stato fatto, questa provocazione seria che è stata fatta con uno strumento che la Costituzione mette a disposizione dei cittadini. Vogliamo che questo strumento serva effettivamente per cambiare qualche cosa. Siamo convinti che qualche cosa deve cambiare e quindi invitiamo tutti quanti a servirsi di questo strumento per poter essere partecipi diretti dei cambiamenti nel nostro sistema di democrazia e quindi creare una democrazia avanzata che credo sia un po' nelle aspettative di tutti quanti noi. Quindi con questa eh, ultima tribuna, eh, o, o meglio con questa ultima panoramica sulle ragioni del sì, noi chiudiamo queste nostre riflessioni invitandovi domenica e lunedì a, ad andare a votare. L'appuntamento eh, naturalmente è per il commento ai risultati. Il commento ai risultati Teleantenna lo farà eh, con studio aperto praticamente dalle 19.45 di eh, lunedì, quando andremo in diretta con vari ospiti che eh, assieme a noi si alterneranno a valutare quello che sarà il risultato che dovrebbe emergere eh, dalle urne. Quindi due giorni di riflessione, eh, ma soprattutto un invito a tutti quanti voi, avendo sentito le varie tendenze e le, e le varie opinioni, ad andare al voto, perché questo è veramente un, l'unico mezzo che dimostra la volontà dei cittadini di credere ancora nella democrazia. Con questo noi chiudiamo. In questa nostra serata ringraziamo eh, la signorina Sain del Comitato per il sì al referendum sulla droga, Tarcigio Barbo, eh, Sergio Ducchi per i Verdi, <coughs> Gaetano Sant'Angelo Alleanza Democratica e Paolo Sardo Salbertini dei Popolari per la Riforma. Grazie e buonasera a tutti.